Ciao ragazze, allora oggi sono molto contenta perché mi è arrivato un pacco di Karma Nail. Infatti questo video è in collaborazione con loro e ringrazio tantissimo per avermi inviato questo pacco. E niente, allora Karma Nail è un sito che appunto di prodotti per le unghie. Io era già da un po' che ci guardavo. Perché ha molte cose carine, infatti ho visto molti video su YouTube e molte cose mi interessavano, così ho deciso di fare un ordine. Allora, questo è un video spacchettamento, in realtà non ho resistito, l'ho già aperto, ho sbirciato cosa c'è dentro, però comunque andiamo a aprirlo insieme così vi faccio vedere tutto perché nel dettaglio non sono scesa. Allora, intanto giù nell'info box vi lascerò il sito che vi consiglio appunto di andare a vedere perché ha co molte cose interessanti e ha un prezzo più che buono secondo me. Allora, intanto iniziamo dalla prima cosa. E andiamo a vedere che cos'è. Allora, il primo è un pennello che mi hanno mandato, il numero 4. Sono andata a leggere nel sito. È un pennello per la base, appunto, per stendere la base. Ed è così, tra l'altro molto carino. Tolgo questo intanto così vediamo meglio. È veramente molto molto carino. E ha appunto, è molto piccolo, ha queste setole. Corte per la base. Se trovo, volevo togliere più pinzette. Vabbè, togliamola così a colla. E quindi questo è quanto. E questo è molto carino secondo me, e appunto per la base è molto utile. Tra l'altro, quello che ho io di passione unghie ormai non ne può più, così almeno lo vado a sostituire con questo qua della Karma Nail. Ok. Poi, qua abbiamo un po' di polveri. Andiamo a vedere cosa sono nello specifico. Questo è lo Stardust no, sì, Axagons HX07. E sono queste bellissime pagliette misto oh, a brillantini, ecco, così lo vedete meglio. E sono veramente, veramente molto belli. Guardate. Si mette a fuoco, veramente veramente belli. E c'è veramente tanto prodotto qui. Adesso questi qua non avevo guardato quanto costavano nel sito nello specifico. Comunque se volete darci un occhio, sono molto di più di quelli di Passione Unghie. Adesso vi faccio un paragone. E ce ne sono veramente veramente tantissimi e brillano davvero tanto. Vediamo, vi faccio vedere un attimo le differenze. Per esempio, una cosa più o meno, ecco esatto, questi qua che sono di Passione Unghie, vedete la differenza del barattolo, è quasi il doppio del prodotto praticamente. Non so, non c'è scritto quanto ne contiene, però veramente ce n'è tanto. Andiamo a vedere il resto. Questi sono purple, uguale a questi argento, direi. Guardate che belli questi, bellissimi. E sono viola, azzurri, blu. Belli belli questi, wow, questi qua non vedrò l'ora di usarli, anche sotto bombatura, non so, in qualche modo, o sopra, sopra a un sigillante senza dispersione, devono essere molto belli questi. Li utilizzerò e poi ve li farò vedere, anzi, se ho tempo li stendo sulle tipe e poi dopo vi metto, ve li faccio vedere alla fine. Questo invece è il Polar White PWG01. Questa è una polverina molto 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 sottile. Guardate qua quanto prodotto c'è anche in questo. Veramente tanto. Mi piace questo scatolone che si vede dietro, scusate. E io penso che questo sia... che bello. Tipo, guardate che bello. Tipo la polvere non ambra, com'è che si chiama? Insomma, l'effetto un po' perlato. E quindi proverò a utilizzarla sia sopra a un costruttore, scusatemi, un finish senza dispersione per vedere se dà quell'effetto perlato. Poi vi farò sapere, perché se ho tempo lo faccio anche questo dopo, così ne parliamo. O se no, comunque, se non riesco in questo video perché vedo che viene troppo lungo, in un altro, perché tanto ho intenzione di fare un altro con tutti i prodotti che mi hanno inviato per farveli vedere e ne potremmo riparlare in un secondo momento. Questo, scusate, è l'Antarctic White.
Ed è secondo me un facsimile di quello lì, guardate anche questo che bello, però invece di virare al rosa, vira all'argento. Wow, questo è stupendo, guardate che belli che sono. Belli. Non mi resta che provarli e non vedo sinceramente l'ora. E come vi dicevo, appunto, hanno un quantitativo di prodotto veramente grande, perché se io prendo, vi riprendo un attimo in considerazione, per esempio, il pigmento. Un esempio di passione argento, cioè guardate la quantità che ci può essere in questo, che ho rosato due o tre volte neanche, e la quantità che ci può essere in questo, cioè veramente è il doppio. E niente, quindi questi sono i brillantini. Andando avanti, intanto vi faccio vedere, vedete tutto ben impacchettato, arriva tutto perfettamente impacchettato con questo polistirolo, così non c'è rischio che si possa rompere qualcosa durante il trasporto. Andiamo avanti. Allora, questo Ultra Bond, questa è la base. Ed è appunto la base Ultra Bond, Bond UV Gel. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle tenere. Ok, è 15 ml questa. Adesso mi ero scritta qualcosa. Andiamo a vedere insieme la base Ultra, che ho anche il prezzo più che altro, così ve lo dico. Allora, Ultra Bond, questo qua da 15 ml costa 9,98, quindi il costo è più che buono, secondo me. Ha una viscosità bassa, acid free e 60-90 secondi in LED. Polimerizza. Vediamo un po'. Wow. È abbastanza densa, secondo me. Non so se riesco a farvi vedere. Guardate. È veramente non cola. E secondo me, appunto, come base, è molto buona perché non è liquida. Infatti, viscosità media. No, viscosità bassa, scusate. Sì, anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Ragazze, per me è la prima volta appunto che vedo questi prodotti, non li ho mai utilizzati, quindi veramente non vedo l'ora di andare a utilizzare perché così ho un termine di paragone con Passione Unghie, che è diciamo che è la ditta che utilizzo di più. In modo tale che posso vedere anche questi prodotti se mi piacciono di più rispetto a Passione Unghie. E appunto non vedo veramente l'ora. Andando avanti, vediamo un po'. Allora, direi, perché questi sono tutti colori, questi qua piccolini. Andiamo a aprire questi qua più grandi. Ok, guarda che bel pacchettino rosa. Questo non c'è scritto fuori che cos'è, andiamo a aprirlo così lo vediamo insieme. Ah, questo è il Forming Builder Cover. Allora, il Forming deve essere, appunto, è un costruttore. Io qua non me l'ero segnato questo. Però andiamolo a vedere insieme. Ah, vedete come arrivano tutti belli impacchettati così non esce il prodotto? Tra l'altro non fate caso alle mie unghie che fanno veramente schifo e le devo rifare, non ho avuto tempo. Le andiamo a rifare insieme con questi prodotti nel prossimo video. Wow, guardate la bellezza di questo gel. Questo appunto è un cover. Ed è veramente bello. Questo colore è uno spettacolo, secondo me. Non vedo l'ora veramente di usarlo. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere la consistenza. Bellissimo. Veramente, veramente molto, molto bello. Guardate come sta su. È uno spettacolo. E nello stesso tempo sia comunque che rimane fermo, ma andandolo a muovere con la paletta è molto morbido. Quindi secondo me si deve lavorare veramente bene questo costruttore qua.
Si lavorerà benissimo. Veramente bello. Colore spettacolare. Ve lo lascio qua così se lo volete guardare un altro po' perché il colore merita. Non avevo mai visto un cover di questo colore così chiaro. Non lo so, è veramente bello. Poi, secondo me, è coprentissimo questo. Bene, allora andiamo avanti. Secondo pacchettino. Vediamo un po' cosa c'è. Sono emozionatissima perché sono prodotti nuovi per me, quindi non so veramente come possano essere. Questo è il Breathe Glow. Questo l'ho chiesto espressamente io perché l'ho visto in dei video ed è uno spettacolo di gel. Mai visto un gel veramente così bello. Questo appunto è un costruttore. Sempre, anche questo si può utilizzare come cover, anzi è un cover, scusate. È trifasico, naturalmente come questo cover qui. Medio-alta viscosità. Quindi è abbastanza viscoso. È un bianco, viene descritto come un bianco lattiginoso scintillante perché è all'interno dei micro glitter ed è veramente bellissimo. Effetto diamante, coprente, autolivellante, che questo è molto importante perché io i gel autolivellanti li adoro. Ideale può essere ideale anche per l'allungamento. E guardate che cos'è questo gel! Cioè, è un bianco lattiginoso con dei glitter dentro, è una roba spettacolare. È veramente bellissimo. Io le prossime unghie che farò insieme a voi e con questi prodotti saranno un baby boomer con questo gel qui, perché secondo me deve venire fuori una roba pazzesca. Guardate la bellezza, adesso ve lo giro. È veramente uno spettacolo. Comunque dice che è resistente, che è flessibile, non ingiallisce, che non è cosa da poco, e 90 secondi in LED. Si può applicare in strati sottili e il prezzo è di 15 ml, che è questo boccettino qui, e costa 10,98 euro, quindi prezzo fantastico. Allora andiamola a vedere insieme, scusate che c'è rimasto del residuo qui. Guardate com'è. Ecco, questo è un pochino più liquido rispetto al forming, scusate, però è una roba, è morbidissimo. Mamma mia, no, non so se notate tutti i micro glitter che ha al suo interno, ma è una roba pazzesca, non avevo mai visto un bianco così. Vedete però, nonostante sia più liquido come sta su anche questo. Bello, 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 non smetterei mai di girarlo. Mi piace. Sembra, non so che cosa, è uno spettacolo. Anche utilizzare solo questo e poi come costruttore per fare la struttura e poi dopo andarlo a lucidare e basta, deve essere veramente interessante anche così. È veramente un gran bel gel. Allora, andiamo avanti. Eccola. Ok, allora andiamo a aprire l'ultimo direi dei costruttori. Perché dopo abbiamo tutti degli scatolotti più piccolini, immagino che siano i colori. Questo è un finish UV gel. Quindi è il loro finish. Andiamo a vederlo insieme. Se riesco a aprirlo. Ok. Adesso vi vado a leggere le caratteristiche. Mi sembra una via di mezzo tra liquido e né troppo liquido né troppo duro, appunto, come deve essere un finish. E chissà se mai questo potrà essere il mio finish, perché come sapete, chi è che mi segue di voi, io non ho ancora un finish che mi piace. Alla pazzia, ecco, non mi sono ancora trovata con un finish che mi resta lucido fino al refill, che non mi faccia impazzire, che sia facile da stendere, ancora non l'ho trovato e spero che questo, che appunto è il finish UV Gel Shining,
lo Shining sia lui. Infatti non vedo l'ora anche questo di provarlo. Allora, lo Shining è un gel elastico molto brillante, ha una viscosità medio-bassa, infatti abbiamo visto. È flessibile, autolivellante, bene. Non si graffia, non ingiallisce e ha dispersione, quindi va sgrassato. E costa anche questo 9,98. Allora andiamola a vedere insieme. Sì, in effetti ha una viscosità medio-bassa, perché non so se notate, cola, scende subito. Ok, comunque non vedo l'ora di utilizzarlo e di vedere se mi rimane più lucido di tutti gli altri, gloss che ho. Appunto. Ok. Quindi adesso direi che possiamo passare ai colori. I colori. Allora, mi hanno mandato un po' di colori, precisamente vi faccio vedere tutti che non so neanch'io. 4, 6, 8, direi 8 colori mi hanno mandato. E sono loro, che adesso andiamo a vedere insieme. Qui mi sa che ci sia la fattura, esatto. Dove c'è scritto tutto. Ok, allora andiamo a vederli insieme. Intanto sono tutti impacchettati uno a uno in maniera molto carina. Allora, wow, questo è il P156, non so, io ho un'illuminazione orrenda, vi chiedo scusa. Ecco, guardate che bello sopra. E quindi si evince che è un blu. Anche questi sono impacchettati nella stessa maniera dei costruttori, mettono il tappino da mettere qui e poi dopo con la loro cartina. Guardate che bello. Veramente, veramente bello. È pieno di brillantini ed è strapieno il barattolo. Devo dire che c'è tantissimo prodotto. Questa ditta qua di certo non elemosina sulla quantità dei prodotti, sicuramente, perché sono veramente sia le polveri che i costruttori che i colori strapieni. Ma io vi vorrei far vedere la bellezza di questo colore che purtroppo in video non si vede. Ecco, guardate che bello. Uno spettacolo, è veramente bellissimo. Ve lo stendo e ve lo faccio vedere. Ripeto, non so se oggi in questo video oppure ne facciamo un altro un pochino più piccolo, un pochino più corto, dove vi faccio vedere tutti i prodotti, così ve li ripropongo una seconda volta. Il P156. Allora, sui colori, me li ero scritti. Allora, praticamente. Ci sono i painting, che sono dei colori che vanno anche bene per come si chiamano? Lo stamping, scusate. E non ce ne sono tantissimi di quelli, mi sembra che ci sia l'argento, l'oro, il blu, il rosso, il bianco, il nero, una cosa del genere. Poi dopo ci sono i cateys, che penso che conosciate ormai tutti, i flip flop, che sono quelli che cambiano colore, i glitter, che direi che è lui. Penso che sia un glitter lui, poi i Prestige, i Termo e hanno un prezzo che parte da 3,99 un minimo e possono arrivare a un massimo di 6,99, quindi buono come appunto come prezzo. E la figata è che c'ha già sopra il suo bollino con il colore, così non diventiamo matte a scriverci sopra il colore per metterlo dentro al cassetto. Quindi questa è una cosa che mi piace molto perché mi risparmia molto tempo, ecco. Andiamo avanti, ormai apro così alla vecchia. P154. Da sopra non si vede tanto, ma sembra un nero o un blu scuro. Boh, vediamo insieme. Opa, è un blu. Bello. È un blu profondo. Un blu scuro scuro. Anche questo è strapieno. Vediamo. Sì, è un blu molto profondo, ecco.
Bello, devo dire anche questo molto molto bello. Spero che siano coprenti, cioè molto coprenti come piacciono a me. Ve lo dirò la prossima volta quando li proviamo. Andiamo avanti, se no facciamo notte. Lui è il PA02. Sarà il painting, esatto, secondo me questo è un painting ed è il bianco. Sì, infatti c'è scritto painting, scusate, non avevo visto. Questo è un prestige, il P156, quindi non è un glitter. E anche lui è un prestige. Mentre lui è un painting. Quindi questo appunto è un bianco. E ho sentito che sono molto buoni appunto perché sono dei gel secondo me, anzi, senza dispersione. Senza, secondo me, sono dei gel senza dispersione, un po' come i fast di passione unghie. E dicono che siano ottimi per appunto gli stamping. E visto che io gli stamping non andiamo d'accordo per niente perché ancora non sono riuscita a farli come voglio, voglio provare assolutamente con questo. E anche qui lo vedremo insieme sicuramente. Andando avanti. P153 Prestige anche lui. Ed è questo colore veramente bello. È un color ciclamino? No, ciclamino è più scuro. Non so come violetto, orchidea tipo. Veramente molto bello. Bello questo, sì. Vi dico, non mi resta che provarli perché a vederli così non. Però sì, li proveremo. P152, anche lui è un prestige. Ed è un bellissimo rosa. Bello questo, eh. Bel rosa quasi shocking. Barbie, ecco, rosa Barbie. Bello. Bello, bello. Hanno anche un buon colore. Un buon odore. Ok. Tra l'altro sono stati carinissimi perché mi hanno mandato davvero tanti colori. Io adoro i colori. P157 e anche lui direi che è un prestige dalla numerazione, esatto. Questo è uno spettacolo, eh. Io poi i colori con i brillantini li amo. Oh no. Cioè, guardate che cos'è questo colore. Cioè, non so se rende in camera, ma guardate, è uno spettacolo. Bello questo, bellissimo. Questo è il P157. Mi sono sporcata naturalmente. Bello, bello, bello. Veramente. Quest'anno poi vanno tantissimo questi colori con i micro brillantini dentro. Io devo dire che me ne sono innamorata di tutti quelli che ho. E vanno, cioè, e sono anche molto richiesti, quindi non vedo l'ora anche di utilizzare questi qui. Penultimo, P155 Prestige. Ed è questo viola, molto bello anche lui. Se riesco. Io sicuramente farò dei danni prima della fine. Sto per farlo. No, ok. Bello, molto bello anche questo viola qui. Guardate. Bello, 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 bello. P155. E Dulcis in fondo. Abbiamo l'ultimo. Tra l'altro.
Volevo segnarmi anche i costi di spedizione, però non li ho segnati, ho riguardato e non mi sembra di averli segnati, mi dispiace perché li avrei detti volentieri. Ma comunque vi lascio il sito giù di sotto nell'info box così almeno potete guardarci voi. Questo è il P158, sempre Prestige. E niente, così almeno ci, wow, ci potete guardare. E anche questo ha i micro glitter dentro. Guardate com'è questo colore. Bello. Bello, bello, bello. Ah, mi sembrano a vederli così anche molto coprenti, sinceramente, però li devo provare. E quindi non mi resta altro che provarli e farveli vedere. Quindi direi che facciamo un prossimo video dove ve li faccio vedere stesi e un altro invece dove proviamo i costruttori. Bene, spero che vi sia stato utile questo video e niente, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!